Per l'Ariano International Film Festival siamo con Thomas Arana, che ha appena concluso il suo workshop di recitazione. Ci può dire l'idea, da dove è nata di questo workshop e la voglia di farlo? Semplicemente cercare di aiutare le persone che vogliono fare l'attore o fanno l'attore e cercare di dare a loro un concetto dell'attore professionale e anche la mia filosofia dell'attore. Quando ero giovane volevo fare tante cose e purtroppo ho avuto alcuni insegnanti buoni e altri cattivi. E quindi invece era, come dicevo nel workshop, il nostro lavoro è un artigianato, come il calzolaio che insegna ai giovani come fare le scarpe, io cerco di aiutare ai giovani attori per imparare un po' qualcosa. Lei ha parlato dei concetti che deve avere un attore, ad esempio la disciplina. La disciplina di ogni artista, secondo me, è importante. Prima imparare la tecnica del lavoro. Se sei scrittore, impari a scrivere. Se sei pittore, impari a dipingere. Però poi di praticarlo. E, purtroppo come attore, se non mi danno un ruolo, io non posso fare molto da solo. Però la disciplina mia nella vita è di migliorare me stesso come essere umano. È chiaro che devo mettere il massimo per prepararmi, se no perché lo faccio? Sai, allora che faccio il mestiere? Dovrei fare il macellaio a quel punto, perché non è che una volta che è chiuso il macellaio può andare a casa, no? L'attore non va a casa. L'attore 24 ore su 24 pensa al ruolo. Io quando sento la gente parlare di attori come indisciplinati, allora dico, vabbè, con chi hai a che fare? Perché io tutti gli attori che conosco che sono bravi, sono disciplinati. Da Mastroianni a Loren, a Tony Servillo. Secondo lei tutti possono fare gli attori? Quanto conta il talento? Il talento, alcuni sono attori nati. Io ho visto attori o sul set o in classe che qualsiasi cosa che loro prendono lo fanno bene. Sai, subito riescono a essere naturali. Io non sono così. Per me ci metto tanto. Magari adesso leggermente di più, perché avevo qualche anno di esperienza. Però quando ero giovane, per me era difficilissimo capire come anche fare due battute. Altri attori sono facili, quindi dipende dall'individuo. Se anche diviene facile, è meglio che sei disciplinata per preparare comunque, perché magari quel giorno non ti viene così naturalmente, o sei stanco, o quell'altro. Quindi non tutti possono fare attori, però tutti gli attori possono lavorare completamente diverso dall'altro. Come mai ha voluto portare la sua esperienza invece in questo festival? Perché amo il sud dell'Italia, amo Napoli, la campagna, e amo la gente del sud. Per me, secondo me, al sud deve lavorare di più, perché ci sono più difficoltà spesso al sud. Però al sud è per me l'anima dell'Italia. E al sud purtroppo spesso con o i politici o la media o i cretini ignoranti dicono solo le cose cattive dal sud. Non parlano della cultura, non parlano di tutto quell'aspetto lì. Questo è un bel festival, piccolo, iniziando, fatto 2 anni, adesso è il secondo anno, però sai, bisogna iniziare a qualche punto. Non è importante quanto per le persone che vengono, quanto è importante per chi, per la città, per stimolare la gente nella città. Loro hanno la polizia, hanno il cibo, hanno l'aria, ma hanno bisogno di anche arte, cultura e cinema. E quindi se si stimolasse, magari allora si aprirebbe un altro cinema o si riaprirebbe un cinema chiuso. Questo è importante perché senza l'arte muori, la gente muore. Per me l'arte è la mia religione, il teatro è la mia chiesa. Per me entrare in un teatro è una cosa come un tempio, come una chiesa per me, sai, perché è un rito, è un'esperienza profonda. E dovrebbe essere per chi viene in teatro pure. Sai, dovrebbe essere un'esperienza che non è, vabbè, un'altra giornata così. No, non dovrebbe essere, uno dovrebbe ricordare. E solo se noi facessimo il nostro lavoro potremmo avere quell'impatto con la gente.
chi di voi che volete avere un'esperienza umana e anche imparare qualcosa sui nuovi cinema e nuovi film, è il vostro dovere di partecipare e andare a Ariano Irpino e altri festival così, e di cercare di imparare e avere una mente aperta per conoscere il mondo e conoscere il cinema nel mondo che presentano qua, e per avere un'esperienza umana insieme con un'esperienza artistica. Grazie. Carpe diem.